ci troviamo presso la palestra delle scuole di Casina, dove è appena terminato l'allenamento congiunto tra il volley tricolore e la PUS Libertà Cantù, con il volley tricolore che si è imposto per 3-1 sugli ospiti. Qual è stata la prima impressione della squadra? Una buona impressione, dettata dall'atteggiamento che abbiamo dal primo giorno in palestra, e quindi volevo vedere i ragazzi invece sotto tensione, la tensione di una partita, anche se amichevole, il loro atteggiamento di fronte alle difficoltà, e onestamente mi sono piaciuti. Chiaramente c'è molto ancora da lavorare su alcuni aspetti che non abbiamo neanche iniziato a mettere su come lavoro in palestra, e adesso da qui, punto zero, riprogrammiamo un'altra nuova settimana che ci vedrà impegnati due volte, mercoledì a Piacenza e poi sabato prossimo con Ravenna. Saranno due partite importanti che serviranno a me, allo staff e a tutti noi ragazzi per capire dove siamo e porci sempre degli obiettivi sempre un po' più alti. Si è trovato giocatori nuovi con i quali non aveva mai collaborato, e dal punto di vista dell'atteggiamento in queste 3 settimane di preparazione atletica, come ha visto i ragazzi? Molto bene, molto bene, l'ho detto prima, l'atteggiamento mi è sempre piaciuto dal primo giorno. Conosco praticamente, li conoscevo tutti, ma no, quasi tutti, ma non avendoli allenati, tranne Nicola Sesto per 2 anni, il resto sono sempre Fabroni tanti anni fa. Quindi un po' li sto scoprendo e ci stiamo un po' conoscendo, e stiamo cercando di trovare quello che è il feeling giusto nella comunicazione, nel modo di fare mio nei loro confronti e loro nei miei confronti, in modo tale da creare quell'amalgama, quel modo di gestire le difficoltà che deve portarci lontano. Appena terminato l'allenamento congiunto tra la Conad Volley Tricolore e la Pool Libertas Cantù, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 3-1. E si è vista una squadra solida e compatta. Quali sono gli aspetti che vanno migliorati in vista dell'inizio del campionato? Ma guarda, prima cosa dobbiamo dire che 2 settimane che stiamo toccando la palla, quindi un risultato del genere è molto importante, dà sicuramente il morale, perché ci permetterà di lavorare bene. Dobbiamo lavorare in tanti fondamentali, soprattutto muro difesa, non abbiamo ancora fatto nessun tipo di lavoro analitico, quindi è difficile riuscire a sviluppare un buon muro difesa durante la partita. Adesso col coach ovviamente faremo tutto quello che è necessario per poter migliorare questi 2 fondamentali che sono importantissimi per riuscire a fare una buona partita. Per il resto buon approccio, buoni movimenti, siamo abbastanza contenti del risultato e del gioco espresso. Da fuori si è vista una squadra unita anche dal punto, non solo di vista del punto del gioco, ma anche dal punto di vista umano, diciamo. Ti è sembrata una squadra che si trova bene, che si allena volentieri. Qual è la tua impressione con i nuovi compagni? Sì, è quello che hai detto tu, sono buonissime impressioni, buone sensazioni, in campo sembra di avere un buon feeling. C'è da dire che siamo tutte persone abbastanza esperte, quindi sappiamo come bene o male ci si deve relazionare con gli altri giocatori, però stiamo avendo buoni risultati anche in palestra durante gli allenamenti. Sì, va bene così. Grazie Santini, vicepresidente esecutivo della Conad Volley Tricolore. Dopo 3 settimane di preparazione questa è la prima uscita dei nostri giocatori, e qual è la prima impressione su questa nuova squadra? La prima impressione è stata ottima, un bel gruppo affiatato, un gruppo che sta lavorando tantissimo, e le prime avvisaglie del fare bene si sono viste oggi. Quali sono gli obiettivi del campionato, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista del pubblico, del numero di persone che si vogliono portare al palazzetto? Ma noi, in una città che è super affollata di avvenimenti sportivi, calcio, basket, rugby, così, noi vogliamo procurarci la nostra piccola fetta, aumentarla e poi fare bene il campionato.